La tassidermia parte dalla scultura, perché la tassidermia scommette sopra una pelle, sopra un pezzo di legno, ma se il legno è un pezzo di un bacchetto, è fuori una pelle con un bacchetto. Però se tu fai l'anatomia sotto una scultura, l'animale ti viene fuori perfetto. L'arte va dalla scultura tassidermica, ben chiamata. Questo è quanto. Parlano molto con gli occhi. Avete fatto mai caso quando un butto che si rompe le scatole e fa e gonfia le guance, fighissimo. Oppure i cani con il pelo davanti agli occhi, che gli si guardano e gli occhi quando si sfigano, e si fa subito conto, perché non si riescono a esprimere, perché non si guardano, non si riescono a vedere. C'è stata subito una sintonia proprio fra persone creative, perché già allora era creativa, e perciò era un modo di rapportarsi diverso e una stima anche reciproca. C'è questo sforzo descrittivo totale che secondo me è interessantissimo, capisci? Nel becco mettevano dentro delle robe così, no? Ho fatto questa ricerca qua. E il primo medico della peste si chiamava Alisa Zen, era un veneziano. Quindi il prossimo cane che avrò, un giorno lo chiamerò allevamento di Alisa Zen, e sarà il mio cane. Ricordarti la situazione che hai beccato, guardarti bene in giro, memorizzare, e dopo memorizzare anche il colore. Arriva il mio collega, ma perché ti metti tutto a me? E io ho tirato fuori una scusa veramente meschina. Ah, perché ho paura di prendere il collo. Non era vero. L'ho voluto metterlo perché era una figata a mettersi.